Buongiorno a tutti. Oggi vorrei raccontarvi di come dei pesci, dei batteri e dei pomodori mi hanno insegnato a sperare in un mondo diverso e forse migliore. Siamo ciò che mangiamo, sosteneva Feuerbach. Ogni particella che entra all'interno del nostro organismo tramite l'alimentazione garantisce la nostra vita stessa. Tutti noi oggi riconosciamo l'altissimo valore delle nostre scelte a tavola. Scegliamo prodotti senza conservanti, ricchi di omega 3, poveri di grassi. Siamo vegetariani, siamo vegani. E questo proprio perché riconosciamo come realmente le nostre scelte abbiano un altissimo impatto su noi stessi e su tutto l'ambiente che ci circonda. La società stessa in cui viviamo riconosce l'alto valore dell'alimentazione. La dieta mediterranea oggi è riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Questo perché il cibo ha un grandissimo valore che va veramente a inondare diversi aspetti della nostra vita. Sempre Feuerbach sosteneva che il cibo è cultura ed è sentimento. Proprio per questo però, per questa grande importanza che io stesso ho sempre riconosciuto al cibo, mi sono fatto un po' di domande per cercare di capire meglio il mondo alimentare in cui vivevo. In realtà mi sono reso conto che poi non mi era proprio tutto così chiaro. Ad esempio, mi sono reso conto come in realtà oggi, ad esempio, i prodotti made in Italy, di cui tutti noi andiamo molto fieri, in realtà non sono propriamente quello che ci aspettiamo. Ad esempio, in realtà, per definire un prodotto made in Italy oggi è sufficiente che l'ultima fase della produzione avvenga sul suolo nazionale. Ed è per questo che in realtà un terzo di questi prodotti che consumiamo arriva dalle parti più disparate del mondo. Non conosciamo neanche noi la reale origine delle materie prime. Un'altra storia che mi ha fatto molto effetto è quella di alcune patate che avevo acquistato qualche tempo fa. Erano un nuovo prodotto estremamente innovativo. Erano delle patate ricchissime di selenio, che è un minerale fondamentale nella nostra dieta. Questo nuovo prodotto permetteva di assumere la stessa quantità di selenio, per cui prima avremmo dovuto mangiare quasi 7 kg di patate con soli 800 grammi di patate. Effettivamente era un prodotto estremamente competitivo. Dall'altro lato però mi sono chiesto poi in fondo come abitualmente ognuno di noi assuma questo selenio. In realtà mi è stato detto che era sufficiente mangiare 100 grammi di pesce e che in realtà con una dieta equilibrata è possibile assumere la quantità sufficiente di selenio per avere un buono stato di salute e che anzi dovevo rimanere molto attento rispetto a quanto selenio avrei assunto, in quanto in quantità eccessive potrebbe diventare anche un prodotto pericoloso. E questo è il fatto. La cattiva notizia sta proprio qui, è che in realtà non abbiamo una grandissima chiarezza di quello che mangiamo ogni giorno, della qualità, dell'origine e delle proprietà dei prodotti. Sappiamo anche che viviamo in un mondo che, mentre c'è metà della popolazione mondiale che deve lottare con l'obesità e con persone sovrappeso, invece c'è un'altra metà del mondo che non ha neanche un pasto assicurato ogni giorno. Però io in questo mio viaggio ho cercato una buona notizia, e la buona notizia credo di averla trovata. Basta semplicemente provare realmente a cambiare le cose. La ragionevolezza, sosteneva Don Chisciotte, può essere una follia, e la cosa più folle è quella di vedere la vita così com'è e non come dovrebbe essere. Alla ricerca della mia buona notizia sono andato in un'epoca in cui probabilmente c'è stata poca ragionevolezza, cioè gli anni 70. In particolare mi sono
ritrovato in un piccolo paesino, Cape Cod, nel Massachusetts, negli Stati Uniti. Qui un gruppo di giovani biologi fondò un centro di ricerca estremamente innovativo per l'epoca. Iniziarono ad occuparsi di energie rinnovabili, iniziarono ad occuparsi di produzione sostenibile tramite agricoltura ed acquacoltura. Uno dei progetti più interessanti che fu sviluppato da questi ricercatori fu quello del bioshelter. Il bioshelter era una serra che doveva rappresentare un ecosistema autonomo rispetto all'esterno, in grado di conservare l'energia e autoprodurre il cibo per gli eventuali abitanti della serra. Bene, all'interno di questa serra inserirono delle grandissime vasche d'acqua. Lo scopo di queste vasche d'acqua era quello di accumulare il calore durante il giorno per poi rilasciarlo durante la notte e quindi mitigare l'ambiente esterno. Siccome il loro scopo però era anche quello di fornire una fonte alimentare, inserirono molto semplicemente all'interno di queste grandi vasche dei pesci. Essendo però grandi osservatori di quella che era la natura e di quella che è la natura, osservarono che in realtà quelle vasche con questi pesci potevano rappresentare un terreno fertile, anche se sembrerà abbastanza folle, ma poteva rappresentare un terreno fertile per l'agricoltura. E quindi costruirono delle strutture galleggianti in modo tale da poter sorreggere le piante sopra queste vasche e in modo tale che le radici potessero rimanere immerse all'interno del fluido. Lì, in quel momento, nel 1969, nacque l'acquaponica. L'acquaponica è un sistema di produzione alimentare integrato, basato sulla sinergia che si instaura tra tre elementi diversi, e cioè i pesci, i batteri e i vegetali. Bene, il ciclo è relativamente semplice, non è altro che la riproposizione di quello che è parte del ciclo dell'azoto in natura. È una tecnica di produzione alimentare, infatti, che viene definita biomimetica. I pesci mangiano. Mangiando, ovviamente, producono degli scarti tramite la digestione. Questi scarti sono ricchi di ammoniaca e questo genererebbe dei problemi per la sopravvivenza stessa dei pesci. Ebbene, in acquaponica questa ammoniaca viene convogliata in una seconda parte del sistema, che è quella dove ci sono i batteri. Questi batteri sono dei batteri particolari, sono i batteri denitrificatori. I batteri denitrificatori sono in grado di trasformare l'ammoniaca in nitrati e nitriti. Ebbene, cosa ci fanno lì i vegetali? I vegetali, per crescere, hanno bisogno di alcuni nutrienti fondamentali e uno di quelli più fondamentali sono proprio i nitrati. In questo modo che cosa riusciamo ad ottenere? Otteniamo un fertilizzante, quindi, che ci siamo autoprodotti per i nostri vegetali, che quindi possono svilupparsi e possono crescere. Dall'altro lato facciamo anche sì che però la concentrazione iniziale di azoto, che era all'interno della vasca dei pesci, si riduca e quindi l'acqua pulita possa ritornare all'interno della vasca, chiudendo il ciclo. I benefici sono evidenti. Rispetto all'agricoltura tradizionale, con l'acquaponica è possibile produrre vegetali con il 90% d'acqua in meno. Rispetto all'acquacoltura tradizionale, è possibile evitare completamente lo scarico di reflui derivanti dall'impianto di acquacoltura che hanno un elevato impatto ambientale. Però, dall'altro lato, possiamo anche ottenere per la stessa unità di superficie, possiamo ottenere due prodotti commestibili, pesci e vegetali, avendo quindi delle rese per unità di superficie che sono estremamente interessanti e competitive. Oggi l'acquaponica, a partire da quell'impianto di cui vi parlavo, si è evoluta moltissimo. Diverse università hanno fatto ricerca e diverse aziende oggi producono tramite l'acquaponica. L'Europa stessa oggi ha investito 8 milioni di euro nella ricerca verso l'acquaponica.
I soggetti che oggi sono coinvolti sono, diciamo, tre categorie diverse, tre macrocategorie. La prima categoria, che è quella a cui sono molto legato, è quella dei contadini in pantofole. Sono contadini che hanno deciso di autoprodursi il proprio cibo direttamente in casa loro tramite l'acquaponica, non avendo a disposizione ettari di terreno, ma semplicemente molta inventiva. Ebbene, con l'acquaponica si può produrre sui propri balconi, possiamo produrre sul nostro terrazzo, possiamo produrre addirittura in cucina. Ho visto degli impianti costruiti direttamente nelle cucine delle case, dove venivano prodotte semplicemente le aromatiche che poi sarebbero state utilizzate durante la preparazione dei cibi. La comunità internazionale dell'acquaponica oggi conta di centinaia di persone che condividono gratuitamente le loro idee, sviluppano tutti assieme diversi progetti adatti a qualunque persona, tale che ognuno di noi oggi può in realtà costruirsi il proprio piccolo impianto. Una seconda categoria molto importante è quella che vede coinvolte diverse persone in diverse parti del mondo che non sono fortunate come noi e quindi che hanno problemi geopolitici come guerre piuttosto che carenza di risorse come la terra a disposizione. È proprio qui che diverse organizzazioni internazionali oggi hanno deciso di investire nell'acquaponica e portare l'acquaponica per dare una nuova soluzione, un'alternativa e delle opportunità. Le foto che vedete sono di un progetto che è stato portato avanti a Gaza dalla FAO. Inizialmente sono state individuate 100 famiglie in cui le donne si trovavano da sole a dover portare avanti la famiglia, a dover sfamare i propri figli. Bene, la FAO ha deciso di portare qui a queste donne 100 impianti, inizialmente oggi sono coinvolte più di 300 famiglie, ed installare degli impianti di acquaponica sui tetti delle case di Gaza. Questo ha dato degli evidenti benefici a queste persone. Queste persone oggi hanno guadagnato in salute, possono finalmente mangiare e hanno un pasto appunto ogni sera per i loro figli, ma dall'altro lato gli ha dato anche delle nuove opportunità di quello che è l'empowerment della persona, che oggi è l'opportunità ad esempio di vendere prodotti a Gaza, in cui sicuramente hanno ben altri problemi rispetto a quello che è la coltivazione normalmente. Ma un'altra categoria è quella commerciale. Qui abbiamo diverse aziende che hanno visto nell'acquaponica un'ottima opportunità di investimento oggi. Ed è così che in diverse città del mondo, ma anche negli Emirati Arabi, in zone completamente desertiche, sono stati installati degli impianti in modo tale da offrire prodotti freschi laddove era prima impensabile produrli. Esistono dei supermercati che hanno sul tetto delle enormi serre dove vengono prodotti i pesci e vegetali che vengono poi commerciati direttamente al piano inferiore. Questo ovviamente va incontro a quella che è la nostra necessità, di cui parlavo all'inizio, di conoscere quello che stiamo mangiando e di ridurre tutti i chilometri percorsi dal cibo per arrivare a noi. Dall'altro lato offre anche grandissime opportunità lavorative e sostenibili, nonché offrire anche una nuova vita alla città rispetto ai tetti, ad esempio, dei supermercati, piuttosto che alle aree industriali dismesse che oggi stanno pian pianino tornando a vivere, e sono città come Chicago, ma anche città come Londra e Zurigo che oggi hanno deciso di utilizzare questi sistemi. Il mio viaggio all'interno dell'acquaponica è stato un viaggio molto personale ma molto interessante, da cui in realtà ho imparato tantissime cose, ho conosciuto una bellissima realtà che oggi effettivamente può offrirci un'alternativa e una speranza. Ho conosciuto imprenditori visionari che immaginano città in cui tutti i tetti saranno completamente ricoperti di serre produttive, ma ho anche incontrato giovani e meno giovani condividere con me esperienze e aspettative rispetto al futuro.
Ho anche capito però realmente e finalmente che cos'è la sostenibilità. Ho capito che la sostenibilità erano proprio tutte queste persone con le loro azioni, erano queste piccole azioni di questi grandi sognatori che hanno cercato di vedere il mondo in un modo diverso. La sostenibilità però è anche oggi quel pomodoro che cresce nel centro di Londra e viene consumato direttamente lì. La sostenibilità però è anche un bambino che oggi a New York, nel pieno centro di New York, può vedere uno zucchino nascere. Sono quelle donne di Gaza che oggi possono dare da mangiare ai loro figli. La sostenibilità però possiamo anche essere noi. La sostenibilità potremmo essere noi se fossimo capaci di perdere un po' di quella ragionevolezza e vedere realmente il mondo per come lo vorremmo e non per come è. Per come lo vorremmo per noi, ma per come lo vorremmo per i nostri familiari, per i nostri amici e per i nostri figli. Perché credo che alla fine il mondo non abbia bisogno che dei nostri sogni. Grazie.